Rovere Corcerato del 1° maggio, ragazzi, beh, una bellissima occasione, direi. Cavolo, sì, è un po' un piccolo sogno, un grande sogno che si realizza. Beh, ma poi dopo 2 anni e mezzo, ragazzi, ricominciare così... Ma io credo che sia una bella soddisfazione, anche che celebra questo 2022 che vi ha visto ricevere un disco d'oro, poi tra l'altro pubblicare un disco in attesa di quella che sarà una tournée veramente molto attesa. Sì, partiamo quest'estate, non vediamo l'ora, è da tanto che rimandiamo, finalmente riusciremo, ma esatto, come diceva Lorenzo, partire così, poi cantando il nostro singolo La Libertà è un po' una bella ciliegina sulla torta. Anche perché appunto dicevamo che l'anno è iniziato appunto fra disco d'oro, eccetera, anche con la pubblicazione del vostro nuovo disco, che tra l'altro ha veramente diversi spunti, anche musicalmente io credo che in qualche modo possa indicare quella che può essere una maturità acquisita e anche legata a quelli che sono stati questi 2 anni di mobilità. Sicuramente, diciamo che noi abbiamo avuto tanti ascolti diversi essendo un gruppo e certo, abbiamo provato ad unirli, e ovviamente abbiamo citato David Bowie perché anche lui con questo viaggio che ha fatto ci è sembrato giusto citarlo, ma poi abbiamo fatto una citazione ad esempio ai Daft Punk, insomma a tante cose che sono un po' nel nostro mondo musicale che volevamo citare per rendere omaggio. No, mi piace come disco perché è molto ricco di riferimenti e secondo me traccia anche come dire un percorso estremamente particolare. Sono passati 3 anni dal vostro primo disco e obiettivamente io credo che ci sia un'evoluzione in tutto questo e lo si potrà sentire ancora di più secondo me quella che sarà poi l'esibizione live. Eh sì, noi gran parte del disco l'abbiamo lavorato pensando a come sarebbe stato poi dal vivo, gran parte della musica che scriviamo e arrangiamo la proiettiamo su un palco e quindi è un po' in realtà la vera vita del disco è lì e non vediamo l'ora. Ma ce ne stiamo poi accorgendo già in sala prove perché alcune canzoni le proviamo una prima volta e già suona. Sì, è vero, è vero. E quindi questo è proprio segno evidente che sono proprio fatte per essere suonate. Proprio l'esaltazione di quella che è la forma canzone, credo, sì, davvero, anche perché comunque credo che anche proprio a livello di sonorità, anche a livello di arrangiamento più che di produzione vera e propria, io credo che si avverta quello che è anche lo spirito del gruppo, comunque un'idea di fondo, un'idea musicale ben precisa, che sia comunque, come dire, centrata nel tempo anche in questi 3 anni. Sì, noi no, no, io sono molto contento che ci dici grazie cose, perché, no, perché idea, sai che dopo 3 anni sentirsi, sì, dire queste cose fa molto piacere, quindi siamo veramente contenti, quindi grazie. Vabbè, questo mi fa piacere, no, ma legato poi a quello che è il concertone del 1° maggio, appunto, credo che sia, lo avete detto voi, anche un sogno per anche per artisti, come dire, della generazione, della vostra, della mia generazione, artisti anche magari più giovani, che in qualche modo trovano nel concerto del 1° maggio anche una consacrazione. Sì, cioè vedere il proprio nome scritto su un cartellone in mezzo a grandissimi artisti che noi ascoltiamo abitualmente fa impressione, mette una bella ansia, ma è quell'ansia positiva per dire ok, è un po' un test, un po', mi metto alla prova e sarà molto figo. Un ricordo magari di qualche concertone di qualche tempo fa, perché comunque il concertone è talmente mitico, è talmente iconico che magari c'è qualche esibizione guarda, che può essere rimasta nel cuore. Stamattina proprio ci siamo svegliati io e il chitarrista Luca guardando Vasco e quindi con la storia di Brian May, quindi eravamo così proprio senza parole, bellissimo essere nello stesso suo palco in questa piazza, in questa città, è un'emozione che ricorderemo penso per tutta la vita. Ragazzi, io vi ringrazio, buon concertone del 1° maggio e poi ci vedremo a giugno, anche perché Rock in Roma, certo, vi attende. Certo. Ciao, grazie mille. Grazie.